A telecamere spente mi hai appena detto, ieri è stata una brutta giornata, oggi mi sembra che le cose vadano meglio, tra l'altro una giornata di sole, Trieste ventosa, tra virgolette, un tuo bilancio su questo italiano? Beh, innanzitutto l'italiano deve ancora finire, ci sono ancora in attesa delle decisioni importanti da parte del comitato su proteste di stazza, quindi al momento siamo terzi in classifica, con un margine discreto dietro e vicini al secondo, a Niene secondo me. Per come sono messe le cose è abbastanza tranquillo, però fino al secondo si può arrivare. Poi attendiamo ancora il risultato della protesta di stazza di Mann, che oggettivamente è stato trovato fuori, quindi vedremo quale sarà la salomonica decisione della giuria. Per cui direi che ancora, più ci sono altre due prove domani, quindi direi che è ancora un po', c'è ancora da giocare. Ieri si era scritto nei comunicati, si era scritto anche negli articoli di giornale che comunque c'era un OCS da scartare che vi avrebbe rimesso in gioco, siete ritornati in alto. In alto avete incrociato durante tutta questa settimana vicino ai TP52, insomma un gran sole 56 con i 52, com'è confrontarsi con queste barche abituate ad altri campi di regata? Ma io credo che l'ORC sia un regolamento di misura, è una regola per correre estremamente... azzeccata ed estremamente obiettiva quando le differenze di GPH sono nell'ordine di 15-20 secondi, quindi un 56-57 dislocante contro un 52 invece leggero performante, alla fine le prestazioni sono molto simili, ovviamente loro sono più avvantaggiati se c'è da planare oppure come oggi se il vento è estremamente leggero, perché noi sotto gli 8 nodi non ci muoviamo più in poppa, loro invece sono agili, però alla fine se noi avessimo fatto meno errori stamattina avremmo vinto noi, non a niente, ci ha battuto di 15 secondi, ieri nella seconda ci ha battuto di 15 secondi, la prima di ieri l'avevamo vinta, ci ha preso OCS di un secondo, anche qui è abbastanza ridicolo come prendono gli OCS, oggi il battellino è 4 minuti, le persone addette a prendere OCS devono ancora ancorarsi e mettersi in linea con la linea, dopodiché prendere una barca fuori un secondo, quando c'hai una boa che oscilla, tu non sei allineato, secondo me è pura fantasia, e comunque anche queste sono cose che vanno messe a posto, la regola funziona, alla fine in ORC funzionano le barche da regata e vincono gli equipaggi forti, quindi che sia un TP, un GP, un 42 race, un Far 40 o qualunque altra cosa, se parti bene vai dalla parte giusta e porti la barca al suo massimo, qualcuno poi è chiaro che deve vincere, però secondo me si può vincere con quasi qualunque barca, a meno che la differenza di GPH non sia oltre i 20 secondi. Ecco, già fra Mann per esempio e i TP e il 56 race è molto a giocare ai dadi, però noi lo capiamo già in questi giorni, se Manna la prima bollina parte imbottigliato, deve fare una virata di troppo, già sappiamo, oppure se noi riusciamo a mettere il naso avanti a Daniele alla prima bollina è quasi sicuro che gli paghiamo il compenso, quindi ci sono, diciamo, nell'irregolarità certe regole ci sono, quindi a me l'ORC piace molto, francamente. Un'ultima domanda, cosa ti sei inventato a livello di vele per questo campionato italiano, per questo Gran Sole 56? Ma l'abbiamo modernizzato, abbiamo fatto una randa, abbiamo accorciato il boma di mezzo metro, ho fatto la randa a testa quadra, ci mancavano i gennacher, non ce la siamo sentita di mettere dei gennacher in testa perché abbiamo preferito lavorare su un rating basso, in effetti fra i 10 e i 15-18 nodi secondo me la barca portata bene è quasi imbattibile.